Ciao a tutte ragazze, allora oggi sono qui per proporvi due make up, diciamo due make up da fare però nella stessa giornata. Vi propongo inizialmente un make up da giorno, un make up molto molto veloce e facile da realizzare sui toni del bronzo e del marroncino, avendo gli occhi molto molto luminosi e labbra con un tocco di rossetto aranciato, e appunto molto semplice da realizzare. Ho pensato proprio di realizzare questo video per tutte le ragazze che sono fuori casa tutta la giornata e hanno il tempo appunto di risalire giusto per darsi una rinfrescata e appunto per ritoccare un po' il make up, non iniziando proprio dalla base ma ritoccando un po' il tutto, appunto trasformando un make up da giorno in un make up da sera. E niente ragazze, io vi lascio al video. Allora, oggi andremo a realizzare questo make up da giorno molto molto semplice e luminoso. Iniziamo con l'altro occhio. Inizio con l'applicare un primer. Io utilizzo l'highlight primer di e.l.f. e lo applico su tutta la palpebra e lo vado a estendere. Come secondo step vado ad applicare un ombrettino in mousse ed io utilizzo il Maybelline Dream Mousse Eye Color il numero 10 Caramel Karma e lo applico semplicemente con il polpastrello su tutta la palpebra. Solo la parte mobile, non quella fissa. Ne applico un altro po' per intensificare il colore. Ed ecco qui, da questo effetto molto luminoso, molto carino all'occhio. Ora prendo due ombrettini da un quad, che ora però è diventato un duo, della Lacoste. E vado a prendere con un pennellino penna, io utilizzo Light Crease di e.l.f., la parte marroncina. Ne prendo giusto un po' di punta, scuotendo pure l'eccesso, giusto per avere una punta di colore, e la applico nell'angolo esterno dell'occhio per intensificare. Vado giusto così a sfumare un po' molto grossolanamente. E ora prendo un pennellino da sfumatura, io utilizzo sempre il blending di e.l.f. e vado a sfumare. Ecco qui. Ora sempre da quel duo prendo l'illuminante e lo vado ad applicare sotto l'arcata sopraccigliare, un po' all'angolo interno dell'occhio e un po' nella parte esterna, andando a sfumare un po' il marrone. Ecco qui, ora prendiamo una matita color bronzo, io prendo questa qui della Sunclub Waterproof Eyeliner, la numero 02 Lakeshore, e la applico a mo' di eyeliner. Ecco qui, ora prendo un pennellino da eyeliner, io prendo questo qui di Essence e vado a sfumare un po' la matitina. Ecco qui, fatto ciò vado a prendere una matita color carne, io utilizzo questa qui di Essence, numero 19, All I Want, e la applico nella rima interna. Ecco qui, l'ultimo step, mascara, io utilizzo sempre il Multi Action di Essence e lo applico sia sopra che sotto. Ecco qui, gli occhi sono finiti, molto semplici e luminosi, ed ora passiamo al resto del viso. Scusate i miei capelli un po' sconvolti, ma ho messo la molettina per tenerli un po' su. E vado ad applicare un blush sulle guance, io utilizzo questo qui di Paris Memory, il numero 207, che è un pescato molto molto tenue, e lo vado ad applicare. Sulle labbra vado ad applicare un rossetto che tende all'aranciato e io prendo questo qui di Maybelline, il numero 703 Orange Punch, che è un bel arancione molto molto carino, e lo applico su tutte le labbra. Questo rossettino è molto molto cremoso, quindi io lo vado a stendere un po' con le dita per dare un effetto più naturale.
Ed ecco qui, questo è il mio make up da giorno. Vi faccio un'altra zoomata. Questi sono gli occhi molto molto luminosi col bronzo e queste sono le labbra. Ora vi faccio vedere un po' come passare da un make up da giorno ad un make up da sera. Ecco qui la mia proposta da sera, vi faccio notare la differenza. Questo è l'occhio che ho ritoccato e questo è l'occhio da giorno, non so se notate le differenze. E ora vi faccio vedere un po' come ho rimediato. Allora, vado ad applicare su tutta la palpebra mobile l'ombretto in mousse che abbiamo messo in precedenza. Vado ad applicare un ombrettino bronzo ed io utilizzo questo Revlon. Lo vado a prelevare con un pennellino molto molto sottile, per essere precise, e lo vado ad applicare su tutta la palpebra mobile. Vedete il colore come molto più intenso rispetto a quello di prima. Ora all'angolo esterno vado ad applicare un marroncino ed io utilizzo questo qui della linea Dolly, che è questo marroncino che è il numero 15. Lo vado ad applicare sempre con l'Eye Crease di Elf. Ora applicato l'ombretto lo vado a sfumare. Ora come illuminante vado a prendere un illuminante sui toni dell'oro molto molto luminoso ed io prendo questa palettina della Sun Club Brunette e prendo l'oro molto molto luminoso e lo vado ad applicare sotto l'arcata sopraccigliare, all'angolo interno e un po' anche qui per andare a sfumare. Ora vado a prendere la matita color bronzo, sempre questa qui della Sun Club, e vado a sporcare un po' le ciglia inferiori. E poi vado sempre con l'ombrettino, questo qui della Revlon, con un pennellino angolato, vado a passarlo sulla matita. Ecco qui, ora prendo un eyeliner, io utilizzo il Metal Glam Eyeliner di Essence che è sul marroncino e vado a fare una riga molto sottile di eyeliner. Ecco qui, ora andiamo giusto a ripassare un po' il mascara perché comunque le polveri hanno sporcato un po' le ciglia e andate a riapplicare o lo stesso mascara oppure se avete un top coat di quelli lì di Kiko. Ho dimenticato di dire che comunque all'interno dell'occhio avevamo una matita color carne e quindi la vado a ripassare giusto per dare sempre quel tocco di luminosità all'occhio e vado a riapplicare la stessa matita, non ne applico una scura all'interno. Ecco qui, questa è la versione serale degli occhi, spero vi piaccia ed ora passiamo al resto del viso. Eccomi qui. Allora, sul resto del viso avevamo un po' il blush, ma siccome stando tutta la giornata fuori la base è andata un po' via, io di solito applico un po' di correttore, un po' di cipria, vado a ritoccare il blush che comunque è andato un po' via e non metto un blush così chiaro come l'avevo di giorno, ma vado ad applicare un blush aranciato più carico e vado ad applicare questo qui della famosa, il numero 02. È questo bel aranciato qui dai riflessi oro e lo vado ad applicare un po' sulle guance. Ecco qui, ora siccome diciamo è un make up da sera, andiamo ad applicare anche un po' di illuminante. Riprendo la mia palettina di Essence e lo applico semplicemente con un polpastrello. Guardate com'è bello questo illuminante, è un oro davvero stupendo, e lo applico un po' sugli zigomi per illuminare.
sera, siccome abbiamo gli occhi un po' più carichi, vado a rimuovere il rossetto e applico un nude. Io prendo questo qui di Astra, della linea Rosso Chic, il numero 503, che è questo nude, che ha qualche riflesso oro, e lo andiamo ad applicare. Quindi questo qui è il make up trasformato da giorno a sera. Vi faccio un'altra zoomata. Questi sono gli occhi sempre sui toni del bronzo e del marrone, e queste sono le labbra nude. E niente, spero che questa idea vi sia piaciuta. Io vi mando un grosso bacione e al prossimo video. Ciao ragazze!